serie B, l'amore che non si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, l'appuntamento del lunedì sera per commentare le vicende del Pescara. Chi l'avrebbe mai pensato ad un inizio di campionato così deludente? Il 4-0 di Livorno con tutti gli alibi, con tutte le attenuanti, però resta un risultato molto pesante da digerire a livello mentale. Oggi la squadra si è già ritrovata ed il pensiero è rivolto ovviamente all'anticipo di venerdì sera contro il Perugia. Le analisi, i commenti con i nostri ospiti. Abbiamo il piacere di avere in studio il nuovo team manager della Delfino Pescara, Andrea Gessa. Buonasera Gessa, buonasera. Ben ritrovato. Buonasera. Lui che ha appeso le scarpette al chiodo soltanto da qualche mese, quindi chissà quante cose avrà pensato ieri in questo debutto di campionato. Vado a salutare anche l'assessore al comune di Pescara, Giacomo Cuzzi. Buonasera assessore, grazie. Ciao, buonasera. Per essere qui, anche rinunciato ad una cena importante dopo i giochi del Mediterraneo, ma arriverà più tardi e poi ci racconterà anche le emozioni delle notti bianche che ha fatto vivere quest'estate ai pescaresi. Francesco Di Francesco, il nostro compagno di viaggio. Buonasera Francesco, salve. Grazie per essere qui con noi. Avevamo un altro ospite, un altro collega che però è stato impegnato, è impegnato ancora in redazione, quindi la sua presenza slitterà a lunedì prossimo. Vado a salutare Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Sì, buonasera, buonasera Enrico, subito un aggiornamento perché si torna con il canonico posticipo di Serie B, il posticipo della prima giornata. Il Cagliari poco fa è passato in vantaggio sul Crotone al 27esimo, il gol del 1-0 segnato da Farias su assist di Sau, tanti ex biancazzurri in campo, specie nella linea difensiva del Cagliari. Dunque Cagliari 1, Crotone 0, siamo ora alla mezz'ora. Io ricordo anche la possibilità di interagire che avete con Replay, lo potete fare sia telefonicamente prenotandovi allo 085 93 0020, sia mandando degli sms al 392 623 7060. Enrico. Ecco, a livello di curiosità Andrea, parlavi di questa linea difensiva, quindi giocano Balzano, Capuano e Salamon, tutti certo. E tre? Tutti e tre titolari, Salamon ha vinto la concorrenza e dunque è stato scelto lui come titolare, quindi una difesa a tinte bianca-azzurre. Manca però Federico Melchiorri, che è squalificato per il giallo preso nella finale di ritorno di Bologna, finale dei playoff dello scorso anno, tanto famigerata. Manca anche l'ex lancianese Alberto Cerri, impegnato con la nazionale Under 20. A te. Bene, poi ci saranno altre notizie di giornata che non riguardano soltanto il campionato di Serie B, anzi Andrea, se vuoi già anticiparle, perché c'è questa vicenda di Nicola che ha avuto oggi una svolta, no? Certo, certo, perché nell'ambito dello spacchettamento dell'inchiesta servivano gli ok, serviva sostanzialmente la revoca degli arresti domiciliari da parte di 5 GIP, 5 giudici. L'ultimo che si è pronunciato in questo senso è stato il GIP di Teramo. Nei mesi precedenti lo avevano fatto anche gli altri giudici competenti per l'inchiesta, quindi sostanzialmente Ercole Di Nicola, l'ex dirigente aquilano, è tornato in libertà. Peraltro in esclusiva abbiamo proposto nel corso del TG6 le sue dichiarazioni, anche molto incisive, molto pesanti, ha avuto parole davvero al veleno nei confronti dei processi sportivi che si sono appena celebrati, che lo hanno visto condannato a 5 anni di inibizione, anche alla preclusione, hanno visto anche la condanna del Teramo che ha perso la Serie B, hanno visto anche l'Aquila subire un punto di penalizzazione, altri processi saranno quindi celebrati. Insomma Di Nicola non è ai domiciliari. Non è più ai domiciliari e promette battaglia per cercare di ritrovare la possibilità di lavorare nel mondo. E poi c'è l'altra notizia, che la partita del Teramo con certo. Il Pisa è stata rinviata.
Esatto, esatto, è ufficiale da questo pomeriggio, già se ne parlava nei giorni scorsi. Dopo Ancona Teramo, rinviata anche la gara della seconda giornata Teramo-Pisa. In teoria il Teramo debutterà in campionato il 16 di settembre, quando ci sarà il recupero della prima giornata Ancona Teramo, ma qualche voce vorrebbe che anche quella partita fosse ulteriormente posticipata. Ovviamente aspetteremo l'ufficialità nei prossimi giorni, però quello che al momento possiamo dire è che dopo Ancona Teramo anche Teramo Pisa. Bene, intanto in redazione accetteranno le prenotazioni da voi che ci seguite da casa. Iniziamo a parlare di questa partita di Livorno, insomma un inizio shock per il Pescara. Assessore Cuzzi, partiamo da lei, poi lasciamo per ultimo il rappresentante del Pescara. Ho detto in apertura, nessuno si aspettava un inizio del genere, sia in termini numerici sia come prestazione, no? Ma sicuramente non è giusto però fare una valutazione rispetto a quella che è stata la gara di domenica, perché appunto pronti via un episodio del genere che penalizza di fatto tutto l'andamento della gara. Su questo magari bisognerebbe anche aprire una parentesi sul rigidismo regolamentare, perché poi quando un giocatore si presenta davanti alla porta sì. E il portiere cerca di intervenire appunto sull'episodio, poi ci concentreremo con buone più tardi proprio su questo episodio. Si va diciamo a condizionare tutto l'andamento della gara. Detto questo, quindi non è possibile giudicare il valore della squadra da questa esperienza. Sicuramente ho avuto modo di vedere la gara con il Torino a Torino e devo dire che i primi 20 minuti, la prima mezz'ora, ho avuto davvero un'impressione positiva di quella che è la squadra, una squadra che gioca a due tocchi e che va in campo con un'idea precisa, quella di far male agli avversari, di cercare di attaccare, quindi sicuramente un'impressione positiva. Poi bisogna fare anche una riflessione su quelli che sono gli episodi, dicevamo prima, magari due gol presi con un po' di leggerezza difensiva, uno da palla certo, ferma, che errori ci altro, sono stati a prescindere da un altro con uno slalom in area di rigore. Allora andiamo con ordine, Francesco, invece così come pensiero, qual è il tuo dopo questa prima prestazione? Facciamo finta che il campionato comincia venerdì prossimo. No, facciamo finta, inizia proprio venerdì prossimo. Appunto, perché... facciamo finta che non c'è stata questa partita, il Pescara gioca una gara in meno nel girone di andata e guardiamo alla gara con il Perugia, tutto il resto del campionato con la fiducia che aveva contraddistinto la vigilia di questa giornata, perché se uno deve giudicare i giocatori del Pescara, diciamo forse dal primo all'ultimo con qualche piccolissima eccezione sulla partita di ieri, viene da pensare, viene da dire abbiamo sbagliato tutti, questi sono un insieme di brocchi che non possono giocare, perché è impossibile pensare che tutti questi giocatori, per non fare nomi perché sembrerebbe poco corretto nei confronti dei giocatori che uno vorrebbe menzionare, che questi possano giocare un'altra partita singolarmente come squadra come quella di Livorno. Proprio il gruppo. Siamo d'accordo, l'attenuante c'è, perché tu cominci la partita e dopo due minuti, tre minuti resti con un uomo in meno. Ricordiamo le tante assenze, perché vanno ricordate, perché il momento che si è, però capite, se poi vedo questo gol, lì si ci metti due giocatori che giocano a calcetto con un po' di pancetta il venerdì sera, riescono a fermare Vantaggiato, con tutto il rispetto per Vantaggiato. Concludo dicendo che, così come è giusto che ci siano le critiche e vadano, se vogliamo, anche ingigantite, bisogna ingigantire anche per usare lo stesso metodo, bilanciare un po' i discorsi. L'episodio dell'espulsione del portiere adesso lo vedremo con molta calma, e le tante assenze che hanno portato a delle scelte forzate l'allenatore. Beh, Andrea Gessi è capitato proprio nella serata migliore per esordire in TV dopo questo 4-0, ma ovviamente la sua professionalità non conosce limiti, aveva preso questi impegni, quindi nemmeno si è posto il problema. D'altronde siamo soltanto all'inizio del campionato e tra poco sentiremo anche Massimo Oddo, che giustamente ha detto non dobbiamo fare drammi perché è soltanto l'inizio. Ecco, oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti. Pensi che sia difficile smaltire a livello mentale questo risultato? Ma no, tutt'altro, anzi io credo che la squadra abbia sicuramente
fatto male, ma abbia anche la consapevolezza della propria forza e oggi si è ripartiti con lo spirito di sempre, con la voglia di rientrare in campo. Probabilmente i ragazzi se potevano rientravano già da oggi, perché quella di ieri è stata una delusione sì per i tifosi, sì per la società, ma prima di tutto per loro, perché insomma si sono resi conto che con tutte le attenuanti del caso e tutto quanto, anche se secondo me le attenuanti e le scusanti, ecco, ne avrete sicuramente parlato durante il viaggio di ritorno, non per entrare sì. nei vostri discorsi, però e complimenti, è un bel passaggio questo, se lo vuoi ripetere, perché forse no, dicevo che l'attenuante è del debole, no? Sì, quindi noi non cerchiamo alibi, bensì ripartiamo dalle nostre certezze, dal nostro gruppo e dalla consapevolezza di essere veramente una squadra forte. Poi ovviamente ci sono state delle situazioni che hanno infastidito anche l'allenatore, errori un po' per poca concentrazione, mettiamola così, perché altrimenti questi errori, come diceva anche Francesco, non sono ammissibili. Beh sì, sicuramente, certo il fattore tecnico non sta a me giudicarlo, quindi sicuro. Quello che è il valore di questi giocatori non è quello che si è visto ieri, quindi... Allora, andiamo a sentire subito l'allenatore Oddo e anche il suo collega Panucci a fine partita in alcune frasi che hanno caratterizzato ovviamente la conferenza stampa. Allora, prima giornata di campionato che inizia con questo risultato che potrebbe far preoccupare chi non ha visto la partita, ma non crediamo che sia così per Oddo. Siamo calmi. E quando dopo 5 minuti rimani in 10 è difficile, è molto difficile. Sicuramente il risultato poteva essere meno rotondo se avessimo evitato qualche errore di troppo che abbiamo fatto, però al di là di quello si è scombussolato tutto, la nostra partita, la preparazione della nostra partita, agli avversari, al cambio di modulo obbligatorio fatto, quindi quando tu lavori da 2 mesi su un modulo e dopo 5 minuti non lo puoi fare più, inevitabilmente poi ti condiziona tutto, però... Merito a Livorno, facciamo finta che la partita inizi da venerdì. Non sono preoccupato perché io ho fatto il calciatore alla prima partita di campionato, tutte le squadre, non dico il Pescara, tutte le squadre non possono essere al 100% e parlo di condizione fisica. Quando si rimane in 10 c'è solo una cosa da fare, correre più degli altri. E in queste condizioni dove tu non sei al 100%, con un caldo così, abbiamo trovato anche una squadra che ha fatto un buon possesso palla e ci faceva correre per il campo, diventa veramente difficile. Insomma. Ecco, cosa non le è piaciuto, a parte questi episodi iniziali che certo ha condizionato la partita? Qualche errore dei singoli in fase difensiva? Sì, qualcosa sì. Sicuramente si potevano evitare un paio di gol. Prendere gol su pallina attiva non mi piace per niente, miglioreremo sicuramente. Qualche palla libera dovevamo scappare prima, come in occasione del quarto gol credo, ma la cosa che mi infastidisce di più è che un giocatore non può vincere 3 contro 1 un contrasto davanti al limite dell'area, quello non lo si può accettare e mi fa innervosire particolarmente. Aveva un po' il dente avvelenato dopo lo scherzetto di Oddo l'anno scorso, l'ultima partita playoff? Ma guarda, ero dispiaciuto perché io ho perso i playoff, ma devo dire che nei playoff ho fatto il tifo per voi, per il Pescara, perché Massimo è un amico e quindi ci tenevo perché aveva la squadra forte e stava facendo un'impresa che per noi e per me che sono un suo collega mi faceva enormemente piacere, perché non ho... personalmente invidia di nessuno. Entrambe i playoff puntate? No, noi vogliamo basso, noi guarda, ma molto rasoterra, palla rasoterra, guarda. Sempre molto sportivo Cristian Panucci, insomma Gessa, lo stesso Oddo ha evidenziato in maniera molto obiettiva anche qualche errore di troppo che c'è stato, perché è inutile nascondersi. Chiedo a voi,
La prima sconfitta di Massimo Oddo, perché era imbattuto, no? Oddo nei playoff aveva vinto e pareggiato. Lui assorbirà la prima sconfitta con nonchalance, vista la sua esperienza calcistica. Invece, secondo te, Francesco, tu che lo conosci, sarà severo nei confronti dei ragazzi oppure trasmetterà, come pensiamo noi, quella tranquillità necessaria dopo il primo passo falso? Secondo me trasmetterà tranquillità dopo una cazziata enorme, perché lo si è capito quando ha fatto l'elenco di tutte le situazioni che non si sarebbe potuto verificare, aggiungendo la cosa però che mi ha dato più fastidio è che in tre vanno a perdere il contrasto, certo, con un avversario. Lì significa, qui abbiamo uno che ha giocato ai migliori. Non era un difensore, però li superava. Però era un altro che in mezzo al campo, come si suol dire, la gamba non la tirava indietro. Non che ieri i giocatori del Pescara l'hanno tirato indietro, però lì sono andati forse troppo morbidi, forse demoralizzati, ma qualunque attenuante si voglia dare a determinati episodi e resta sempre una condanna. Quindi o non se ne parla e a livello... Comunque fine partita molto lucido, esatto, anche nell'esaminare la gara. E li analizzano loro. Certo, non bisogna preoccuparsi. Esatto, no? Ognuno, ogni giocatore si fa un esame di coscienza e riflette e sa il perché ha commesso determinati errori, perché se no qui possiamo parlare, certo, all'infinito. Certo. Certamente, ripeto, secondo me, per il tipo che è Oddo, ragazzo che ha dimostrato grande padronanza e intelligenza, e poi è inutile che ogni volta ridiciamo chi è Oddo nella vita calcistica sua e nazionale, potrà dare tutte le attenuanti, potrà essere morbido, però secondo me insomma... Nel chiuso. Allora, chiederà maggiore attenzione. Cuzzi prima sottolineava questo episodio del rigore. Noi lo facciamo rivedere, ma non per giustificare qualsiasi decisione dell'arbitro, perché sorgono dei dubbi sull'espulsione, sull'ammonizione del portiere. Cioè, se non ha chiara occasione da gol, il rigore ovviamente c'è, però vediamo il giocatore che si allunga il pallone. Ne avrete sicuramente parlato, no, Andrea, negli spogliatoi. Forse è stato un po' severo in quel caso l'arbitro sul cartellino rosso. Ci può stare, no? Ci può stare. Sì, però il regolamento parla chiaro, insomma... L'ultimo uomo paga e il portiere, per forza di cose, è l'ultimo uomo. Sì, per l'espulsione deve essere occasione da gol, eh? Sì, però... In questo caso vediamo che il pallone... È vero che la palla si è allungata cercando chiaramente il contatto con Vincenzo, però si sa che insomma l'attaccante in quel momento lì aspetta solo... il contatto è se cade in area. Sì, ma questo solo per curiosità, perché il nostro punto di vista è proprio questo, che l'arbitro ha avuto ragione anche con il cartellino rosso. Sul fattore rosso, che secondo me appunto bisognerebbe rivedere il regolamento, perché già di per sé è una punizione severa il calcio di rigore, credo che il portiere possa essere più tutelato con un regolamento, certo, diverso. Cuzzi, ancora qualche dubbio sull'espulsione? Quello che dicevo prima è da rivedere, io poi non sono un esperto di regolamenti, sicuramente è da rivedere il regolamento, perché una volta che dai calcio di rigore, cacciare via anche il portiere significa, a 3 minuti dall'inizio, significa un po' condannare la squadra, e ripeto, ne risente anche quello che è poi lo spettacolo, perché... Sì, questo sicuramente, però lì non conta né il minutaggio, non conta il minutaggio, conta solo se... È occasione da gol. Spesso quando c'è il rigore e caccia il portiere, c'è una squadra che le dà e una che le prende. L'azione ci dice che il giocatore era portato ad allargarsi al massimo. Sì, si allunga un po' il pallone, però. Il pallone, però io penso che lì 100 arbitri su 100 danno purtroppo il rosso, e che purtroppo se ne parla ormai da almeno un paio di anni a tutti i livelli, ai massimi livelli dirigenziali, di giocatori, di dirigenti, che il regolamento va cambiato, e come tante cose in Italia che si potrebbero provare, o anche in Europa a livello anche europeo, a cambiare nello spazio di 5 minuti, forse ci vorranno altri 5 anni. In completezza di lettura di questa partita ci sono stati anche gli altri gol, quindi la regia ci farà vedere anche il terzo gol di testa di Ceccherini, e poi il quarto dove c'è l'errore di Fornasier. Maurizio, da qui, quindi dalla sintesi, puoi estrapolare queste due reti, giusto per farci il fegato amaro, rivederle ancora una volta, ma tanto
tra poco non parleremo più di Livorno, perché ci interessa guardare avanti, ci interessa pensare alla partita di Perugia. Intanto oggi si parla, scusami, in casi del genere, per giustificare ognuno il proprio operato, dice, si parla un po' di più di questa partita, sperando che poi tutto ciò che c'è stato qui di negativo non si verifichi nel proseguo del campionato. Oggi intanto è arrivato Axel Müller Odriozola, un giovane che ha portato Roberto Druda, sta per compiere 19 anni, arriva dal National Montevideo, ha 2 anni più di Torreira, magari riuscisse come Torreira, perché Torreira ormai non è più una sorpresa, e questo Müller Odriozola, una mezza punta ci dicono, potrebbe, chissà, risultare utile alla Pescara. Allora, andiamo a vedere intanto gli altri due gol subiti dai biancoazzurri, sempre con Andrea Gessa, perché a quel punto, quando è finito il primo tempo 3-0, era anche difficile tornare in campo con delle motivazioni. Si è evitato anche una goleada superiore. Sì, no, le motivazioni ci devono essere a prescindere. Cioè, poi io sono dell'avviso che... Scusami Andrea, ecco, questo che salta di testa da solo... Il venerdì succede, di solito giocano il venerdì a calcetta. Anche diciamo che forse è meglio che sia successo tutto ieri. Mettiamolo, ecco, lo show dei record. Scherziamoci un pochettino sopra e poi lunedì prossimo parleremo. E il quarto gol, l'hai visto quello di Fornasier? Ma come non l'ho visto? Sono 4 gol che ti fanno incazzare come una ieri, tutti e 4. Non mi c'è da dire che non si può dire. Ti fanno innervosire. Eccolo qui, Fornasier. Che ieri tra lui e come si chiama quello lì? Bunozza. Vabbè, comunque adesso non è l'errore per quello che ho detto, occasione. Non facciamo nomi, perché gli errori li hanno commessi tutti. C'è stato qualche giocatore che ha commesso qualche errore di più, in modo inspiegabile. Siccome abbiamo una telefonata subito di un telespettatore che conosciamo, mi dicono che c'è Gianfranco Semproni in diretta, lo sentiamo subito. Buonasera Gianfranco. Buonasera Enrico. Dire che sono, mi dispiace, saluto con tanto affetto il manager, grande giocatore, grande uomo. Grazie. Peccato che ieri non ci stavano questi uomini qua in mezzo a campo, ci ho avviato un'incazzatura, se tenere il giocatore sotto mano, madonna mia, schiappato una a due fino a quando non deve rispondere. Allora, il concetto è uno, a parte pure Oddo, non so se capisce lo pallone, comunque strada facendo di Baglione, vedremo se capisce. Questi sono i difetti della partita, lascia perdere che la partita si è messa male, e poi noi abbiamo un top player, lui lo chiama top player Capretta, ma quale top player questo? Ha dato la palla all'avversario e ci hanno fatto un premio gol. Non si è impegnato. Si riferisce all'episodio di Caprari, sì. Di Caprari. Non passa una palla. Questo non cresce mentalmente, mi dispiace, invece ci sta l'allenatore che lo vede come un grande giocatore. Giocano male, non si impegnano, andiamo sotto, ma non ha importanza andare sotto. Ecco, non hanno onorato la maglia, cioè tu la maglia la devi onorare, tu devi correre in mezzo al campo, devi cambiare ritmo. Tu in un certo momento stai giocando una partita di calcio, la dignità anche... Ecco, quindi questo è l'aspetto che ti ha dato maggiormente fastidio, hai visto poco attaccamento alla maglia, poca intensità. Sì, questo ho visto questa mancanza di lucidità, di dignità. Io già l'ho vista la squadra contro... Se tu ne invii 7 gol al San Nicolò, ne invii meno 4-5 gol all'Aquila, vuol dire che la squadra è scarsa, non c'è preparazione atletica. Ieri dei morti sembravano, a parte le sostituzioni assurde che ha fatto il signor Oddo, toglie l'unica punta che abbiamo che può colpire il pallone di testa, Vukušić. Però Gianfranco, mi sembri troppo severo nei confronti di Oddo, allenatore che è stimato da tutto l'ambiente dopo l'ottimo lavoro svolto nei playoff. L'avete stimato voi, io non ho stimato nessuno, a me mi ha fatto vedere i playoff dove ha fatto in 3 partite 3 primi tempi sbagliati, le ha sostituite ed è stato fortunato che abbiamo rimediato. Io come allenatore lo devo ancora rivedere. Io non sono uno che dà i giudizi facili, non mi innamoro delle persone. No, non è questione di innamorarsi, però poi ognuno esprime il proprio pensiero, ci mancherebbe. Ho capito,
Allora facciamo così, scusa Henry. Io non voglio convincere te, e tu ovviamente non devi convincere me. Mi metto a leccare, non c'è problema, quindi non critichiamo nessuno. No, ho detto Gianfranco, rispetto il pensiero di tutti. Ti sto dicendo che ieri la squadra non ha dimostrato neanche si può anche perdere, per me si possono perdere partite, per tutti i tifosi di Pestare e per quella grande curva nord. Noi vogliamo. Beh, pure su questa grande curva nord c'è da discutere, perché la curva non c'è più, se vogliamo dirla tutta. Vabbè, ci sta più, però un po' di tifosi ci stanno. No, quelli che vengono in trasferta sono da ammirare. La curva nord a Pescara non c'è più. Poi andiamo avanti. Purtroppo la curva è perché la gente si muove pure, muoiono i capi, muoiono tante persone. Sì, quindi purtroppo. Da tutte le parti ci sono generazioni che si rinnovano. Che bisogna essere leggermente anche rispettosi della loro dignità. Ritorniamo su questa base qua. Sì, questo siamo d'accordo. Ritorniamo, lui non toglie Valotti che cammina in mezzo al campo. Valotti camminava in mezzo al campo ieri, non ha fatto un lancio, non ha fatto un traverso, niente, e ha sostituito l'unico ragazzo che stava andando bene insieme a Selasi al centrocampo, discretamente stavano facendo qualcosa di più, e l'ha sostituito, quindi ha ancora peggiorato la situazione. Zuparic, se lo metti a mediano davanti alla difesa, può fare qualcosa e non ha aiutato neanche la difesa. Se la difesa ha giocato male, sia Brunosa che cosa, che adesso senza fare nomi, la difesa ha giocato malissimo, pazzesco, e così anche tutta la squadra. Quindi insomma sei preoccupato, mi sembra di capire. Ecco, io come tifoso sono preoccupatissimo, perché ho visto gli stessi errori da 2 o 3 anni, sempre gli stessi errori, mancanza di preparazione, mancanza di grande cose. Ma come mai le altre squadre vanno tutte a 200 all'ora, tranne qualcuna? Vabbè, e noi ogni volta che iniziamo i campionati li facciamo sempre in modo blando, con permissivismo, pare che ci stanno a fare un favore, ma chi stiamo a pazziare? Vuoi salutare Andrea Gessa, che come dicevi tu all'inizio resta una bandiera di questo Pescara? Ma più che bandiera è un uomo, è un esempio di giocatore, di come si bisogna. Ce n'abbiamo anche un altro, il sindaco Sanzovine, un altro pezzo da 90, sotto questo aspetto di cuore, di dignità, di voler di dare qualcosa a questa maglia, pure se non volete dare niente ai tifosi ci può pure stare, ma la dignità di ogni uomo è la prima cosa nel proprio lavoro. Se tu anche quello lo scarti, non ho capito, quando la mattina ti guardi allo specchio, come ti fai guardare allo specchio? Io mi sputessi in faccia, se fosse un giocatore del Pescara mi sputessi in faccia dopo che ho fatto una partita come quella. Grazie Gianfranco, il mio modestissimo parere. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, ciao. Gianfranco. Lui è sanguigno, esprime sempre la propria amarezza con un risultato così pesante sul fatto, però ognuno esprime i propri pensieri e concetti. Su Oddo ovviamente non siamo affatto d'accordo, perché non è che può un fenomeno diventare un balordo il giorno dopo. Come certo, Oddo d'accordo. Dovrà continuare a dimostrare le sue doti, il suo valore, quello che ha detto sui playoff può servire. Scusa Francesco, dopo vengo da te. Sui playoff dell'anno scorso, Andrea, ci ripensate ancora oppure era porta chiusa? No, vabbè, si riparte con un nuovo gruppo, un nuovo campionato. No. È chiaro che la scia di entusiasmo che lascia quelle prestazioni è bella cavalcarla finché è possibile, no? Perché comunque aiuta il gruppo a lavorare sereno e a compattarci, a vedere un ambiente sereno attorno con entusiasmo. Poi quelle sono tu che sono facevi cose parte importanti. Ancora del gruppo proprio come giocatore, però avrei notato l'apporto che ha dato il nuovo tecnico Oddo. In quel momento è stato sicuramente la svolta che ci voleva, perché comunque ha riportato un pochettino di spirito, ecco, sì, quello che maggiormente in quelle gare si è notato è stato questo spirito nuovo che il mister è stato capace. Perché poi adesso l'aspetto più delicato è quello di mantenere l'equilibrio nei giudizi, perché uno perde 4-0 la prima di campionato e ti butti giù, poi ne rivinci un paio, e questo avviene da anni questa città, un po' dovunque, però qui si accentua ancora di più questa mancanza di equilibrio, no Giacomo? Pur essendo tutti tifosi, pur essendo tutti attaccati.
La Pescara è una piazza esigente, certo, meglio perdere all'inizio che c'è tutto il tempo per analizzare gli errori, fare le correzioni. Questo è un campionato talmente lungo che se si deve perdere qualche partita è meglio perderla subito. Logicamente sul giudizio di Oddo di Gianfranco non sono convinto, perché io credo che, come diceva prima Andrea, ha portato entusiasmo in un momento difficile, è stato anche bravo a dare una chiara vocazione di gioco alla squadra. Una squadra poi che... è entrato anche in sintonia con la città, perché lui conosce questa realtà, nella comunicazione in tanti aspetti è stato determinante, oltre... ha portato freschezza, coraggio soprattutto, coraggio. No? Quello che mancava. Francesco, ti ho interrotto prima, non era collegato al discorso di Oddo. Sì, sarei arrivato velocissimamente al discorso di Oddo. Per quello che può servire, interessare e tutto il resto, sono d'accordo su tutte le valutazioni che faceva Sembrone, anche sul fatto di preoccuparsi per il proseguo del campionato, se non dovessero arrivare, come tutti ci auguriamo, subito delle risposte forti, ma non una partita e ricominciare a singhiozzo come lo scorso anno, con una certa continuità. Non sono affatto d'accordo sull'allenatore, perché, ripeto, io più volte ho detto nelle ultime trasmissioni lo scorso anno e anche la settimana scorsa, un conto è allenare una squadra per 6-7 partite, un conto è allenarla dall'estate quando devi costruire. Certo. Però se tu in 6-7 partite mi dimostri di avere tutte quelle qualità necessarie per poter fare bene un intero campionato, non vedo perché uno oggi non debba avere fiducia totale. Ma gli allenatori sono in discussione anche dopo 40 anni, devono sentirsi in discussione, devono mettersi in discussione. Ma ci mancherebbe altro. Tutti quanti ci dobbiamo mettere in discussione, lavorando, questo, no? Ogni giorno. Su questo siamo d'accordo, sugli errori che si ripetono, io non lo so da che dipende, perché questo fatto dei gol su calci da fermo si ripete da 3-4 anni, sono cambiati tantissimi giocatori, sono cambiati gli allenatori, sarà l'aria, non lo so, sarà il sole. Però ieri prima ha citato due elementi, Valotti e Caprari, sono proprio i due giocatori che sono arrivati in sala stampa, sentiamo qualche battuta e poi parleremo soprattutto di Caprari, che ieri ha indossato anche la fascia di capitano. Valotti e Caprari. Allora, c'è questo risultato pesante, 4-0, però c'è questo episodio iniziale dell'espulsione di Fiorillo che sicuramente vi ha condizionato. Sì, è stata una partita così, è andata male subito, pronti via questa espulsione che ci ha tagliato un po' le gambe dopo 3 minuti, poi però non ci siamo stati, eravamo carichi prima della partita, eravamo pronti per questa sfida, ma purtroppo qualcosa è mancato. Ora dobbiamo tirarci sulle maniche, venerdì è vicino e dobbiamo stare uniti tutti insieme e abbiamo la possibilità di rifarci venerdì e dobbiamo sfruttarla subito. Ecco, nell'intervallo il tecnico Oddo cosa vi ha detto? Ci ha detto comunque che l'episodio è stato quello che è stato, però non dovevamo disunirci perché se no rischiavamo veramente di prenderne tanti, quindi dovevamo cercare di stare più compatti, più possibili, più squadra possibili, che soprattutto è su quelle cose che si vede il gruppo e ci abbiamo provato nel secondo tempo. Adesso dobbiamo pensare subito al Perugia, è andata così, dopo 2 minuti ho sbagliato io, mi prendo responsabilità io, una palla che non devo sbagliare e da lì è andato tutto in discesa. Adesso però dobbiamo pensare al Perugia e basta. Senti, Oddo ha detto alla vigilia, Caprari per me è un giocatore che non ho mai visto negli ultimi anni a livello tecnico, questo ti carica, ti responsabilizza di più, cosa hanno rappresentato per te queste parole? No, sono contentissimo che il mister ha così tanta stima in me, cercherò di ripagarlo sul campo già da venerdì, che adesso dobbiamo concentrarci sul Perugia. Il campionato inizia venerdì, insomma? Sì, il nostro campionato adesso inizia venerdì. Allora, Valotti è uno dei volti nuovi del Pescara edizione 2015-2016, invece Caprari è alla quarta stagione in maglia biancoazzurra, giocatore che non è riuscito mai a svoltare. Assessore Cuzzi, come mai secondo lei? Ma non lo so, poi nell'attività agonistica... Dall'esterno ovviamente, perché non nell'attività agonistica non basta essere bravi, ci vuole quando si scende in campo, ma in tutti gli sport ci vuole
la cattiveria necessaria per poi ottenere i risultati giusti, che attiene alla concentrazione, all'allenamento, ma anche proprio alla mentalità. Lui tecnicamente è valido, ne parlano tutti bene. Io credo che debba recuperare, non solo recuperare, implementare quella che è la funzione agonistica proprio della gara e della partita, e penso che su questo l'allenatore, che è uno giovane, può aiutarlo ad esplodere. Francesco, tu invece come ti spieghi questo exploit che non arriva mai? Speravo non mi facessi questa domanda. Scherzi a parte. Guardi, io non lo so, non riesco a spiegarmene. Forse la storia del calcio non me ne vengono in mente tanti. Sono altri, tanti, ci sono esempio. Tanti. Lui è ancora giovanissimo. Giocatori, io gli auguro che riesca a svegliarsi, va, mettiamola così, perché di giocatori bravi che arrivano anche a alto, ai massimi livelli, poi però ti accorgi che non danno tutto quello che potrebbero, ce ne sono tanti. L'ultimo dice che gli hanno sospeso la patente ieri, era tornato, dice che era bravo. Balo? Il Balo? Era cambiato, sì, quell'altro Gagliani che mette il risalto, dice arriva alle 8, invece che 8 e mezza, arriva la mattina alle 8, ci sta alla cultura del lavoro. Vorrei vedere che però, non c'è la cultura del lavoro. È un esempio. No, è un esempio che io mi auguro. Non sono questi i difetti, sì, di Caprari, in questo senso. Fermati. Sto dicendo di un giocatore che, non è che esploso, al di là di tutte le fessiere che fa fuori, anche in campo non ha dato, eccetto sulla qualche serietà non momento. Si può discutere, no, di Caprari. La serietà di Caprari, no, io dicevo. Come giocatore dal quale tutti si aspettavano, c'è chi parlava di fenomeno, quindi Caprari secondo me ha delle qualità tecniche, ha degli spunti. Potenzialità ancora inespresse. E sostegno a lui che ha giocato. Perché tutti gli allenatori, da Zeman, Marino, hai giocato insieme. Assolutamente, tecnicamente sicuramente. Ecco, tu adesso devi avere anche con questo nuovo ruolo un rapporto con la squadra. Come si ricarica un Caprari che evidentemente soffre più di tutti questa sua mancanza di esplosione? Ma no, Gianluca è un ragazzo fantastico, un giocatore sicuramente tecnicamente superiore alla media. È uno che ha bisogno forse un po' più di altri di essere sostenuto a livello caratteriale, sente molto la responsabilità, forse troppo, gioca con troppa pressione addosso. Sì. Io sono sicuro che al di là di tutto i complimenti fanno piacere a tutti, ma ad uno come Gianluca secondo me gli si carica ancora di più la responsabilità, nel senso tu sei forte tecnicamente, quindi la devi vincere. Ma la faccia da capitano può aiutarlo? Invece no, lui dovrebbe pensare di giocare a calcio come faceva un po' Marco, nel senso Verratti giocava come sotto casa, nel giardino, e per lui era quella la sua forza, al di là delle qualità. Un po' di incoscienza. Ecco, quell'incoscienza forse del giovane, forse un pochettino in questa squadra sta mancando questo, no? Perché in una squadra di, tra virgolette, anziani, gli si chiede magari il sacrificio da un certo punto di vista, quindi il risultato portato da, non so, l'impegno piuttosto che la professionalità. A un giovane magari ci si aspetta quella spensieratezza, quella certo, cosa. Ecco, certo. Forse bisognerebbe un pochettino cercare, visto che siamo veramente giovani, di trovare quella spensieratezza che, certo, con 4-0 sulle spalle non ti viene spontanea, quindi in questo noi chiediamo anche un po' al tifoso e comunque a voi in generale di avere un po' di pazienza, di dare tempo a questi ragazzi di esprimersi, perché io sono certo, come lo è tutto lo staff, il mister in primis, che con un po' di pazienza non solo vedremo i risultati ma anche il gioco. Bene, allora accantoniamo il discorso di Livorno, anche perché dobbiamo parlare della prossima partita. Sono le 21:40 minuti, primo blocco pubblicitario, poi torneremo in studio. Anzi, vorrei andare prima della pubblicità da Andrea Costantini, intanto per l'aggiornamento su Cagliari Crotone, sì. Poi se ci sono altre notizie. Andrea. Allora, si gioca da 5 minuti nella ripresa, sempre Cagliari 1, Crotone 0. Sta decidendo il gol di Farias, segnato al 27esimo del primo tempo. Siamo carichi di messaggi, come è anche inevitabile che sia. Proprio
riproponiamo più tardi. Una sconfitta. Poi Enrico, se può essere utile, abbiamo delle dichiarazioni estrapolate dal web di un ex biancazzurro come Michele Gelsi, che parla della giornata di ieri, della sconfitta di ieri. Non mi aspettavo questo risultato, dice Gelsi. Non va dimenticato che la squadra era priva di tanti titolari, ha giocato con vari calciatori che probabilmente durante l'anno troveranno meno spazio. Resto fiducioso sulle qualità della squadra, la società ha lavorato bene sul mercato, Otto sa fare il suo mestiere. Poi parla di una piazza splendida che può spingere la squadra e infine fa due nomi, quelli di Cocco, l'attaccante, uno degli ultimi innesti operati sul mercato dal Pescara, e poi il giovane Torreira. A te. Quindi fiducia anche da parte dell'ex capitano. Tra qualche minuto torneremo in diretta qui a TV6. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Torniamo in diretta. Intanto oggi è stata chiusa la campagna abbonamenti, sono 3.450. Teste definitive, poi c'è l'altra notizia su Memusha, il centrocampista impegnato con la nazionale albanese che questa sera si gioca la qualificazione agli europei di Francia contro il Portogallo, vedremo se Memusha verrà impiegato. Ha questo problema, un infortunio che lo tiene in ansia da diverso tempo, in pratica l'idea è quella di sottoporsi a un intervento in artroscopia alla caviglia per la rimozione di un frammento, però l'ipotesi è che questo intervento si faccia nella sosta invernale dove si richiede anche uno stop di 40 giorni, però Memusha tornerà quindi disponibile già per la prossima partita. E, assessore Cuzzi, però venerdì contro il Perugia vedremo un'altra squadra tra giocatori che scontano una squalifica e i nazionali che tornano, a prescindere dalle motivazioni, dagli atteggiamenti, saranno proprio uomini diversi, poi le scelte ovviamente le farà l'allenatore. Ma ce l'auguriamo tutti. Venerdì, diciamo che come abbiamo detto all'inizio, sarà per noi la prima di campionato, rientrano tanti giocatori, ci auguriamo un grande pubblico a sostenere la squadra e speriamo che questo cammino possa iniziare davvero da dove ci siamo fermati, ma non come ci siamo fermati, cioè con le ambizioni che ha dichiarato. Beh, tutti abbiamo giudicato poi la campagna trasferimenti tra le migliori degli ultimi anni. Ma sicuramente è una squadra che ha cambiato molto, sono andati via dei giocatori importanti, però è una squadra che ha preso delle pedine importanti, l'ambiente, il mister sono soddisfatti, del resto la società ha operato, credo, su indicazioni del mister che si è dichiarato molto soddisfatto della campagna acquisti, quindi non ci resta che scendere in campo e far vedere a tutti il valore della squadra. Certo, dicevamo prima anche nella pausa, sono giovani, bisogna dare anche il tempo di assimilare quelle che sono squadra quindi nuova, giovane. Sì, quindi bisogna dare il tempo di assimilare quelle che sono le indicazioni del mister, poi i giovani però hanno la capacità di stupire quelli e di rivoluzionare quelli che sono i pronostici, quindi siamo fiduciosi. Anche tu prima, Francesco, sottolineavi questo fatto dell'età che può condizionare. Ma prima chiedevo l'età di alcuni giocatori a Gessa, se tu pensi che Zambano c'ha 23 anni ed è uno dei più... Sembra uno dei veterani, no? Sì, è bravo, è uno dei più anziani. Fornasier è giovane. Brunozza. Perché Brunozza? Non trimpari? Perché pure qualche anno fa ci fu quel giocatore che ci misi tre mesi per imparare il mio nome. È giovane. Crescenzi è giovane. Valotti, io pensavo, no, se no, ieri penso, mi sembra di aver sentito 22 o 23 anni. Ce ne sono tante, Mandragora, Verri. Selasi è giovane. Non dimentichiamo, Torreira è giovane, ma ieri non c'era. Ripeto, non dimentichiamo, l'ho detto alle 9 e 3 minuti, alle 21.03, 45 minuti fa, che se vogliamo fare un'analisi a 360 gradi, c'è il momento della critica, c'è il momento della critica pesante, feroce, è il diciamo anche della cattiva saggezza, no, è anche il momento di ricordare, come già fatto, che mancavano 10 giocatori potenzialmente, se vogliamo 10 titolari, comunque 10 giocatori bravi come questi. Poi adesso sta all'allenatore capire che è successo. Oddo, giustamente, riteniamo di sottolineare, giustamente non voleva questo alibi della sera. No, ma tutti sono. Ma ci mancherebbe, quello è un compito nostro. Anche perché pure nel Livorno 24 ore, due giorni, tre giorni dopo la partita, invece di ricordarlo. Andrea chiedo le condizioni di Cocco e Campagnaro, che sono stati gli ultimi due colpi di mercato. Campagnaro un po' in ritardo di preparazione e Cocco deve ancora smaltire completamente l'infortunio al braccio, no? Sì, è così. Campagnaro appunto sta ricominciando da capo in pratica la preparazione atletica, quindi
ne avrà per un po' di tempo per entrare in forma soprattutto e non rischiare magari di anticipare i tempi. E Andrea Cocco invece... Oddo diceva ancora un po' di paura per sì, è più una questione sicuramente psicologica e soggettiva, la verità è questa, insomma io ho passato un infortunio simile alla spalla qui a Pescara, sì. Diciamo che io andai in campo il giorno prima di essere operato, quindi in realtà sono anche un po' particolare in questo, però comunque sia il recupero è stato comunque più mentale, il fatto del contatto fisico, recuperare quella sicurezza che credo che sia più soggettiva che oggettiva, quindi non è che un medico ti può dire ora sei pronto e quindi vai a 2000, no. Questa è una cosa che uno mentalmente deve elaborare. Quindi pensi comunque giocherà prima Cocco e poi Campagnari i tempi? Io credo di sì. Va bene. Allora c'era un ascoltatore che si era prenotato, pronto TV6? Pronto, buonasera, sono Armando da San Buceto. Buonasera signor Armando, prego. No, volevo dire, stiamo facendo un po' troppe polemiche, ci mancavano 15 giocatori, alla fine non è successo niente, un po' troppi gol. Niente, io sto vedendo la partita del Cagliari, abbiamo sta vincendo 2-0. 2-0, però, tutto sto gioco spettacolare. Beh sì, speriamo ma tutte le squadre soffriranno, no? Speriamo che venerdì vinciamo. Va bene, grazie. Ciao, arrivederci. Andrea, allora il telespettatore ti ha anticipato nell'aggiornamento. Esatto, esatto, perché proprio ora è arrivato il 2-0. C'è da dire che al 14esimo è stato espulso Salzano del Crotone per un fallaccio a centrocampo su Di Gennaro. Dopo due minuti raddoppio del Cagliari, Eurogol con un tiro dalla distanza di un giocatore che forse Francesco Di Francesco ricorda, perché lo scorso anno giocava in Lega Pro con il tutto cuoio e questa sera ha segnato un gran gol in Serie B e si tratta di Deiola. Quindi Cagliari 2, Crotone 0. A te. Andrea, possiamo caricare i primi messaggi che possiamo proporre, andare sì. Subito, sono già pronti, allora possiamo andare con la nostra raffica. Buonasera, vorrei chiedere a Gessa cosa ha avuto di speciale Oddo lo scorso anno, visto che lui faceva parte della rosa della squadra. Sentiamo subito la risposta di Andrea. Ma l'ho detto prima, ha avuto uno spirito e un approccio umile ma sicuro, ha riportato una grande sicurezza e un freschezza nel gruppo che in quel momento era assuefatto forse da alcune situazioni, quindi ha saputo toccare le corde giuste semplicemente. Ok, andiamo avanti con il prossimo messaggio. Sabato il mister ha detto che la rosa ampia serve per l'emergenza e che non ci sono titolari e riserve, ma Cocco, Campagnaro, La Padula, Memusciai eccetera eccetera, i titolari ci sono, dice, è un'osservazione che fa. Come diceva prima Gessa, Campagnaro e Cocco forse resteranno fuori, lo valuteremo in settimana in base a quanto ci dirà il mister. La Padula e Memusciai potrebbero, usiamo sempre il condizionale, giocare. Sì, sì, sono a disposizione. Rientrano anche gli altri. A proposito, Memusciai rientra dalla nazionale. Enrico, sì, Andrea. Mi chiedevi di Memusciai, abbiamo verificato, sì. Memusciai è in panchina nel corso della partita che si sta disputando, sì. In corso del primo tempo tra Albania e Portogallo, punteggio di 0-0, palo del Portogallo con Nani, Memusciai è quindi in non panchina. È in campo. Non è in campo, non è tra i titolari in questo momento. O tuteliamo meglio, no? Tutto il rispetto per Oddo che decide, ma insomma se Memusciai torna e sta bene, gioca. Sì. Se la Padula sta bene, gioca. Sì. No, siccome dice, per ragganciarmi a quello che diceva il telespettatore, insomma, anche perché tutti questi... Bisognerà verificare anche le condizioni di Sansovini, quindi vediamo un attimo. Non essendo pronto Cocco, che dovrebbe essere il terminale offensivo, se il secondo terminale offensivo serve, se non è Sansovini, certo. È La Padula. Andiamo avanti con i messaggi. Andiamo avanti con i messaggi. La partita di ieri non fa testo, Forza Pescara, venerdì, tutti allo stadio. Perfetto. Avanti. Questo è di incoraggiamento. Ma vale la pena insistere su Caprari, continua a sprecare tutte le opportunità che gli danno. Ne abbiamo parlato poco fa, quindi adesso non creiamo nemmeno un caso Caprari, perché ieri ovviamente tutti sono andati un po' in difficoltà. Grandissimo vale Gessa, pena, pensaci vale tu, con 5 perché... Gessa e 5 Sansovini li facevamo noi 4-0, spiegagli tu cosa significa indossare la maglia bianca-azzurra. Beh, ci sono sempre parole
Grazie. Di affetto. Diciamo verso che lo faccio ogni giorno. Magari non sempre con delle parole. Io sono dell'avviso che uno deve dare l'esempio e poi portarsi dietro gli altri. Quindi a volte ci vuole del tempo per far capire alla gente che cosa significa portare questa maglia. E solo con gli esempi io credo che si possano creare i gruppi e quindi portarti dietro il gruppo stesso. È un po' più lungo il processo, ma io credo che se tu con l'esempio, appunto, come ho sempre fatto da calciatore, cerco di farlo tuttora con il mio lavoro attuale, solo così sei un riconosciuto come leader. Se ti metti solo a chiacchierare senza dimostrare, rimani solo una persona fine a se stessa, no? Andrea? Allora, andiamo avanti, cominciamo bene. Come si fa a perdere 4-0 anche se all'inizio? Scrive Lucio. Sì. Poi ancora. La cosa che mi dà fastidio è che se solo si pareggia venerdì inizieranno i processi. Stiamo calmi. Quindi avanti. Questo tifoso è preoccupato per la mancanza di equilibrio, sì, che eventualmente giusto. Potrebbe sollevarsi. Il lavoro da fare per una partita e per un mese di playoff è molto diverso da gestire un'intera stagione. Spero Oddo sia all'altezza. Questo è vero che è un lavoro diverso, però Oddo ha tutte di fiducia, no? Le doti, no? Esatto. Andiamo avanti. Sempre mo discutiamo pure Oddo e dai. Il riferimento prima, alla adesso, telefonata di Otto, sì, sì, di sì, non eravamo d'accordo, Semproni. Però Semproni la pensa così. Terzo gol del Cagliari in diretta al 22esimo, gol di Marco Sau, dunque partita chiusa, Cagliari 3, Crotone 0. Andiamo con l'ultimo messaggio per questa tranche, ricominciamo con il disfattismo delle Rabbaroni, facciamo lavorare i ragazzi, forza Pescara. Poi Enrico, prima di ridarti la linea, sì, sempre dal web, c'è interesse dalla Serie D per Vittorio Esposito, che è fuori lista nel Pescara. Si parla di un ritorno al Chieti, ma si parla anche di un forte interesse del Matelica, due squadre del girone F di Serie D. Non so se può aggiungere qualcosa il team manager Andrea Gessa. A voi. Beh, non credo che si occupi di mercato, no Andrea. No, assolutamente. Già fa tante cose, adesso ci mettiamo per il mercato. Però ci auguriamo che Esposito possa trovare una sistemazione. Beh, intanto che possa guarire al più presto dall'ultimo infortunio. Chiedo scusa, facciamo a capirci dalla prima, sì, trasmissione, dalla seconda. Allora, intanto disfattismo non appunto, vedo che ci sia stato, né allora, nell'ambiente. Due sono le cose. Se uno di noi che è in trasmissione, giornalista, opinionista, amico, non, sì, amico, se chi interviene dice che fuori piove, sì, e fuori sta piovendo e non va bene. Se dall'altra parte fuori sta diluviando e mentre piove e va bene, qua non ricominciamo. Io dico non ricominciamo come l'anno scorso, che poi arrivavano i messaggi che volevano fucilare Oddo, che volevano fucilare qualche giocatore, che Sebastiani non capisce niente, che Repetto che ci sta a fare, perché Pavone non parla, perché Iannascoli litiga sempre con... Ma questo è scontato, fermi, che possa accadere, è scontato, oh, che possa accadere. Quello che cazzarola, i pare piace, che a me non me ne frega, perché Iannascoli e Sebastiani litiga dall'altra parte. In questo studio e anche in altri ambienti giornalistici si usavano termini e si parlava diversamente. Certo, il momento che si doveva criticare Baroni, si criticava Baroni. Così tu sei stato il primo. No, io non so se sono stato tra il primo. Allora. Ecco, bravo, tra i tanti che tra diceva tanti. Che se forse si toglieva Baroni, magari si sarebbe assistito a un altro campionato. Però non lo sappiamo, perché può darsi che andava peggio. Certo. Però non ricominciamo a dire, perché qui stasera siamo partiti subito con il dire l'episodio del giocatore espulso del portiere. I 10... assenti per squalifiche, per indisponibilità, per infortunio e perché non sono pronti, quindi subito due grossissime attenuanti. Se poi dall'altra parte non vogliono capire, io sono stanco a dire forse non mi sono spiegato, e parlo per me e forse anche per tanti altri colleghi. Cuzzi, che poi conosce le esigenze dei pescaresi non solo a livello sportivo ma anche a livello di divertimento, anzi l'estate è passata con quelle notti bianche che ci hanno, che ci avete regalato, e ancora finisce, perché poi ricordiamo anche il successo con i giochi del Mediterraneo. Questa è una piazza
che conosciamo, che si infiamma, si abbatte. L'unica cosa che sta venendo a mancare rispetto ad altre piazze è questo calore che manca dalla curva. Quindi facciamo proprio un appello a tutti i tifosi, agli ultra della curva, dei distinti, di ricompattarsi una volta per sempre, perché c'è solo un bene comune, quello della maglia bianco-azzurra, a prescindere dalle ragioni, dai torti, però dividersi non fa del bene, non fa del bene a nessuno. D'altronde Andrea ha conosciuto questa piazza nei momenti di entusiasmo, e quindi perché rovinare un patrimonio, no? di calore? Beh. Abbiamo visto ieri le piazze di Salerno, di Bari, che forse hanno vissuto momenti anche più difficili, però hanno dimostrato di essere veramente in tanti e calorosi. Beh sì, io non conosco le motivazioni chiaramente che ci stanno dietro, che però la verità è che la piazza di Pescara ha sempre avuto un dodicesimo uomo in campo, è sempre stata quella curva. Ovviamente il riferimento non è a coloro che ieri si sono sobbarcati la trasferta di Livorno, anzi, che tra l'altro ringrazio a nome della squadra. Ecco, a fine partita c'è stato anche quel bel gesto. Hanno chiesto di andare sotto la curva. È stato bellissimo, perché comunque sia, questo fa capire che cosa significa stare a Pescara, ed è più delle critiche, tante volte questi gesti fanno capire ai giocatori cosa significa. Quello che diceva prima il tifoso, che io dovevo dire ai ragazzi, invece con quel gesto i tifosi hanno fatto capire loro che cosa significa. Cioè è strano vedere i giocatori che applaudono i tifosi a fine partita. Perché dopo un 4-0, al di là del fatto che subito chiaramente, al di là del fatto che poi chiaramente non erano soddisfatti, eppure hanno chiesto di andare sotto la curva per salutarli. Quindi questo è più che altre parole, sono i gesti, come dicevo prima, che fanno capire che cosa significa giocare a Pescara. Prima Cuzzi ci diceva non è ancora finita. No, l'estate è finita, quindi pensate a come far divertire i pescaresi in autunno, in inverno. No, l'estate è finita, abbiamo ancora qualche appuntamento. Un grande successo. È stato un grande successo, noi l'avevamo detto che sarebbe stata l'estate dei grandi eventi, il nostro primo anno effettivo. Anche l'estate dei colori è stata, no? Con quell'altra manifestazione. È stata un'estate che ha funzionato bene, abbiamo fatto tanto con poco, ma sicuramente abbiamo riaffermato la vocazione turistica attrattiva della città, partendo dal concertone del 1° maggio all'Ironman, fino alle notti bianche che hanno portato circa 200.000 persone a Pescara, col grande successo dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Avremo sabato prossimo la regata dei Gonfaloni, e poi dichiareremo ufficialmente chiusa la stagione estiva e inizieremo a programmare per le attività invernali. Poi quindi non ci vuole anticipare nulla per l'inverno? Ma per l'inverno sicuramente avremo un calendario ricco di appuntamenti che vanno a sostenere anche quella che è la parte centrale commerciale della città. Sicuramente riproporremo un grande concerto di Capodanno, perché questa è una città che in quel giorno si aspetta non solo dal calcio ma anche dalle amministrazioni un evento di livello nazionale ed internazionale. L'anno scorso abbiamo recuperato questa tradizione con poco tempo, quest'anno abbiamo 2-3 mesi per programmare al meglio questo appuntamento. Prima di andare in pubblicità c'è un'altra telefonata. Pronto TV6? Pronto? Pronto, buonasera, sono Nella Grossi. Buonasera Nella Grossi, presidentessa del club Donne Biancazzurre. Buonasera a tutti, un abbraccio ad Andrea, che abbiamo sempre nel cuore, lui lo sa, che siamo per tutta la vecchia guardia e per la nuova guardia. Ciao Nella. Senti, io sono molto delusa, non per la partita di ieri, perché poteva anche succedere una cosa simile, andare subito 10 contro 11 e finire in cosa numerica dai primi minuti, e pertanto noi tifosi l'abbiamo capito, siamo calmi e tranquilli, però dobbiamo dire che anche voi giornalisti, scusate, ci mettete del vostro, perché oggi ho sentito un giornalista che addirittura ha dato del presuntuoso a 8, ed è stato veramente terribile. Dice che il tifoso che stava lì, i tifosi erano veramente da Serie A, ma la squadra era praticamente da buttare. Questo non va bene, perché adesso bisognerebbe caricare l'ambiente, e non solo, insomma, ci dovrebbe stare vicino anche... Io pensavo che tu ti riferissi a Francesco, gli tiravi le orecchie, invece non è Francesco questo giornalista, è un altro.
Stai tranquillo. Beh, va bene, comunque questo io nomi non perché oggi non potevo parlare di pescare. Voglio dire che qui dobbiamo un pochino svegliarci. L'altra delusione è venuta dagli abbonamenti. Abbiamo fatto un playoff che ne ha parlato non solo l'Italia, anche all'estero, è andata, ha avuto risonanza. Io dico, non almeno un po' di entusiasmo doveva esserci fra di noi, cercare di fare ciò che raggiungere ciò che non aveva preso l'anno scorso. Invece qui ho visto che sono andate anche al di sotto del numero. Sì, della, sono 150 tessere in meno rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno 3.600, questa volta 3.450. Allora, come ci vogliamo ritenere una grossa piazza? Io insomma non lo ritengo una grossa piazza. I tifosi siamo sempre noi soliti che siamo lì, facciamo gli abbonamenti e siamo vicini alla squadra. Ora, se vogliamo qualcosa di positivo, stringiamoci tutti intorno, tifosi, stampa e tutti, e cerchiamo di fare veramente alla grande. Specchiamoci un po' a Salerno con 30.000 tifosi quando loro erano andati a finire. Ma non ci sono più i tifosi una volta nella, ma qui a Pescara mi riferisco, sì, perché nelle altre piazze resto. Ormai ci sono, ci sono solo i tifosi da tastiera, quelli che non vedono le partite e criticano a prescindere, ecco, non aspettano altro che passi falsi. Caro Enrico, è questo che rovina l'ambiente, perché la gente pensa di essere così, così esperto di calcio, telefonare e dire non fa altro che creare una veramente una indifferenza. Hai ragione, dobbiamo ripristinare il rispetto dei ruoli, il tifoso deve tifare, cioè, punto. Rispetto dei ruoli, noi tifosi, tutto ci ha messo di suo, noi tifosi, noi, io no, perché l'abbonamento l'ho fatto da tra le prime vecchie. Io ho visto, c'è stata una truppa di Sky giovedì che ha fatto, ha fatto tutta una serie di interviste, pure c'ero pure io, praticamente gli elogi al Pescara si sono sprecati, è soltanto noi qui che dobbiamo veramente metterci Nella per chiudere. Nella, che tipo di augurio puoi fare a Andrea Gessa per il suo nuovo ruolo nella nuova veste di team manager? Gliel'ho già fatto parecchie volte, però lo sa che è nel nostro cuore ed ero uno di quelli più idonei ad indossare, non indossare la maglia, a ricoprire questo ruolo. Un grosso, la maglia già l'ha ricoperta la grande, adesso ad accettare questo ruolo, e speriamo che gli facciamo tanto in bocca al lupo affinché possa diventare uno dei più grossi manager a livello nazionale. Grazie Nella. Grazie Nella Grossi. Grazie Nella. E andiamo in pubblicità, poi ultimo quarto d'ora di trasmissione. A tra poco. Poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti,
soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ora 21:14 minuti. Allora, Andrea Costantini, c'è l'aggiornamento ancora da Cagliari? Certo, quarto gol del Cagliari, ha segnato anche Giannetti, festa dell'attacco della squadra di Rastelli, perché hanno segnato Farias, Sau, ora Giannetti, aveva segnato anche Deiola. All'appello mancano soltanto Melchiorri e Cerri, che però questa sera non erano a disposizione. Quindi 4-0, mancano circa 6 minuti, poco più, alla fine del confronto del Sant'Egidio. L'ultima carrellata di messaggi? Certo, sono pronti, possiamo andare. Cuzzi, per favore riaprite quei 100 metri di Corso Vittorio in direzione nord-sud da Viale Bobbio per tornare all'altezza delle poste centrali, ci vuole mezz'ora, grazie. Vabbè, questo ha approfittato per un'esigenza di traffico, che possiamo rispondere? Ci stiamo lavorando, è all'ordine del giorno, compatibilmente con quelle che sono le nuove misure di Corso Vittorio Emanuele non volute da noi. Bene, andiamo avanti con il prossimo messaggio. A gennaio, se non ci saranno aggiustamenti in difesa, centrocampo e attacco, non faremo neanche i playoff. Solo Zeman, Anania, Zanon, Capuano, eccetera, eccetera. Pescara 4-3. Vabbè, un inno a Zeman in questo messaggio. Al prossimo. Chi vuole rispondere a questo messaggio? No, però lo devo rileggere. La formazione. Bene. Accelerato, io poi mi dici, dai, c'è una certa. Beh, la formazione di Zeman. Sì. No. Non faremo neanche i playoff. Solo Zeman, Anania, Zanon. Ah, il tifoso legato ancora a Zeman.
Sì, beh, un tifoso, ma credo che tutti quelli che amano il Pescara sono legati a Zeman. Quella squadra lì era stata costruita in un determinato modo, tutti i campioni che si sono visti dopo non erano campioni a inizio di stagione e questo non va dimenticato. Bravo comunque Zeman e brava anche la società allora che prese Zeman e che prese quei giocatori, o no? No, sottolineo che non è il caso di fare paragoni. No, no, ma non è questione di paragoni. Quella secondo è la me storia. Quella fa parte della storia, certo. Ci mancherebbe. E chi gliela toglie la storia lì? Ci mancherebbe. Allora, avanti con il prossimo messaggio. Ok, gli assenti, 4 titolari noi, 6 loro, ma in 2 gare ufficiali 8 gol incassati e uno segnato. Paghiamo la spavalderia in campo e fuori del tecnico? Intanto chi l'ha detto sono 4 titolari? Non sappiamo quale eventualmente la formazione che sceglie il mister, quindi eventualmente c'è da correggere anche il numero dei titolari dell'organico intanto, sì. Siccome siamo alla prima di allora, campionato rispondiamo. Se parliamo di organico totale sono 12. 12 assenti, c'erano assenti anche nel Livorno, il tifoso Pescara forse ha, fatto... ha sentito Oddo alla vigilia che ha detto ci andiamo a giocare la partita, cerchiamo di vincere, ma non è spavalderia questa, non lo so, no. L'anno scorso non andava bene quello che c'era perché andava con 7 freni Buzzi a mano tirato. Beh, quando mettiamoci d'accordo, Noi siamo un popolo di allenatori della nazionale e poi a Pescara questo concetto si esalta ancora di più. A me invece piace la mentalità del mister che va anche fuori casa a giocarsi la partita. Pescara è una piazza che si entusiasma proprio per questi atteggiamenti, c'è una squadra che scende in campo e gioca. Del resto l'anno scorso criticavamo Baroni perché aveva paura, scendeva in campo con un atteggiamento difensivista. A me invece piace, a costo di prenderne 4 qualche partita, però piace l'atteggiamento che è volto a conquistare il campionato. Francesco, poi vorrei sentire anche Jesse. Velocemente vorrei ricordare un messaggio della tranche precedente, sì, quando diceva si comincia con le critiche, ve le immaginate se, quindi era un tifoso del Pescara, se non si dovesse vincere con il Perugia, pareggiare, sì, col Perugia, che succede? Per me non che però non so, no, se contagia i veri tifosi. Beh, io ma lo consideri so, un tifoso, non lo so. Vabbè, quella secondo me è una riflessione giusta, perché se qua mo non vinci le prossime 2, 3, 4 partite, le prossime 15, qua Oddo già non va bene e spavalda. Ma credo che Oddo conosca bene la piazza e quindi non sta dietro. Oddo è stato a livelli, no, che sa chi gliene frega, di critiche fuori posto, non di quello che dicono i pescaresi, che è completamente diverso. Quel giocatore non è buono, quell'altro... Ecco, Andrea, tu che sei stato anche in altre piazze, Cesena per esempio, c'è lo stesso clima, c'è la stessa risposta da parte dell'ambiente quando le cose cambiano? Ma no, attualmente lo ripeto, manca quel dodicesimo uomo in campo che è sempre stato fondamentale qui a Pescara, ma forse perché ancora, come dicevo prima gli altri ospiti, facciamo fatica a entrare nell'ottica attuale del Pescara Calcio, la programmazione che sta facendo questa società. Allora, se noi pensiamo che comunque sia è tutto in costruzione, che è tutto... dobbiamo pensare al futuro del Pescara in modo proprio sereno, nel senso che io per primo sono un debuttante nel ruolo, spero di esserne capace e all'altezza. Il mister è alla sua prima stagione comunque da allenatore professionista dall'inizio della stagione. La società ha veramente fatto un organico e un... tenuto i giocatori dell'anno prima i migliori sicuramente o tra i migliori, qualcuno è partito per esigenze di bilancio, ha acquistato il capocannoniere della Serie B dell'anno prima, ha preso Campagnaro che comunque è un tassello importante, ha messo attorno a questa gente importante una serie di giovani che ha prospettive veramente future grandi. Io credo che dobbiamo, tutto l'ambiente deve essere proprio molto sereno, ma non di guardare a venerdì, guardiamo più avanti, guardiamo a quello che può essere il futuro del Pescara tra 7-8 mesi, diamoci una scadenza più lunga, tra 2 anni. Io credo che
con qualche tassello, come sta facendo ora il Pescara, che sta veramente mettendo e dando segnali importanti, e se ne stanno accorgendo tutti attorno all'Italia. Non ultimo è stato il progetto degli occhiali. Che molti non ne sono a conoscenza, vogliamo ricordarlo, perché Pescara è la prima piazza, credo, in B che possa far giocare elementi con gli occhiali grazie ad una collaborazione con un'azienda. Ma è stata scelta Pescara non perché è una bella città, certo. E perché è sicuramente una bella città, ma perché è vista attorno da chi la vede dall'esterno come una società che ha grande futuro. Affidabile. È questo che voglio dire ai tifosi: non guardiamo il futuro immediato, cerchiamo di guardare oltre, che questa società sta facendo, secondo me, un grande lavoro. Però per un grande Pescara. Mi insegni del che futuro. Il tifoso vuol vincere la prossima partita, so. Non ha. Ma io me ne rendo conto e lo capisco. Però bisogna anche capire che siamo in un momento. No, per quello deve restare, il suo giudizio deve restare da tifoso, cioè tifare, dare il contributo da tifoso, sì. E poi eventualmente criticare, ma in maniera costruttiva. Però non dobbiamo anche rendere atto al fatto che comunque sia il Pescara al di fuori è visto in questa maniera. E mi dispiace che a volte chi invece è dentro non se ne accorga, o comunque faccia fatica ad accorgersene. Invece, se riusciamo a fare quello scatto mentale, io credo che allora ci sarebbe molto più entusiasmo, si sarebbe allo stadio con un'aspettativa differente, e allora tutto sarebbe molto più semplice. D'altronde, assessore, chi non lavora non fa, no? Cioè, quindi no, con tutti i difetti che si possono avere in qualsiasi attività, in qualsiasi professione, no? No, questa è una riflessione importante, perché diciamo che il calcio a livello nazionale proprio si sta adeguando a quella che fu l'intuizione di Pozzo con l'Udinese, anche con i vincoli di fair play finanziario, i vincoli stringenti di bilancio. E in quest'ottica io credo che quello che dice Andrea è importante, perché abbiamo una società che comunque nel far quadrare costi, ricavi, nel vendere e nell'acquistare, comunque sta programmando un futuro stabile per la piazza di Pescara e per la società di Pescara. È altrettanto vero che in base alla valutazione che facevamo dei giovani, di belle speranze, delle promesse, sono stati fatti degli acquisti importanti, e che bisogna dare il tempo per far sì che questo programma, che è ambizioso, forte e stabile, possa produrre i risultati voluti e sperati, e che speriamo tutti quanti. Certo, non è la squadra, che non è il Cagliari che ha fatto degli acquisti esagerati. Beh, anche per la categoria, anche le casse per farlo. Logicamente il nostro è un programma ambizioso, che, come diceva lui, da qui a un anno, due anni, bisogna dare il tempo poi per far quadrare tutto, ma sicuramente denota una stabilità di cui la piazza deve essere orgogliosa e fiera. Francesco, poi passiamo agli altri messaggi. Jesse è un giocatore, un ex giocatore del Pescara, lo abbiamo sentito anche negli interventi questa sera, amato, stimato, se vogliamo anche rimpianto sotto molti aspetti, è un uomo stimato e amato, e quindi mi sembra di poter dire a chi sta a casa: se tu stimi e ami e apprezzi ancora l'ex giocatore e l'uomo, dopo un ragionamento così chiaro fatto pochi istanti fa da Gessa, non puoi far altro, da pescarese, da tifoso del Pescara e da chi, ripeto, apprezza Gessa, che apprezzare e fare tuo il discorso che ha fatto Gessa. Mi sembra che non è un discorso tanto difficile che non si capisce a casa. Ultimi messaggi, Andrea? Andiamo con gli ultimi messaggi. Ecco qua. Il Pescara ripartirà da venerdì, il cammino verso la Serie A. Andrea, manicomio 0-0. Beh, almeno è già più ottimista questo. Avanti. Buonasera Enrico, buonasera agli ospiti, in particolare a Gessa. La cosa che più mi dispiace è che appena una sconfitta già regna il pessimismo. Comunque sono convinto che saremo la sorpresa del campionato, e non credo che due mesi fa Oddo era un fenomeno con la Serie A stampatasi su una traversa e con 90 minuti è diventato un brocco. Avanti tutta e onore ai 200 tifosi della grande curva Mazza. Max da Cerratina. Max da Cerratina ha già capito, è già entrato in sintonia con il nostro pensiero. Vediamo un ultimo messaggio. In bocca al lupo da Teramo a Pescara e Lanciano, ma visti i poteri extracalcistici dimostrati, la vera favorita del campionato è l'Ascoli, scrive Roberto. A voi. D'accordo, Roberto. Allora,
Tecnicamente, che partita sarà quella con il Perugia? Perché è ancora presto per evidenziare i valori un po' di tutte le formazioni. Certo, il Cagliari con il risultato di questa sera già ha messo il timbro sulla sua forza, ma non ce n'era bisogno perché il mercato era stato già abbastanza eloquente. Pescara e Perugia sono due squadre che invece hanno obiettivi per un campionato competitivo. Bisoli è tecnico che conosci anche bene. Che partita prevedi? Sicuramente il Perugia, ecco il prossimo turno, poi sì, lo analizzeremo, la metterà un po' come il suo tecnico sul temperamento, sulle ripartenze, nel fatto di aspettare la mossa dell'avversario e ripartire. È sempre stato un pochettino la caratteristica delle squadre di Bisoli, quella di appunto magari non fare questo gioco spumeggiante, ma essere veramente efficace, soprattutto magari in B, visto che comunque i risultati gli danno ragione, ha fatto sempre bene, quindi credo che ripartiranno su quelle che sono la loro velocità con Ardemagne. Ho visto anche il gol che ha fatto ieri. È stato tipica squadra di categoria. Sì, di categoria, che aspetta l'errore per poi ripartire. Giacomo, anche tu sei d'accordo che ovviamente nessuna partita è facile, poi ci sarà l'ingresso di nuovi elementi, però intanto l'importante è vedere una squadra che sia diversa nell'atteggiamento, poi a prescindere dal risultato, certo conta, però importante vedere una squadra con caratteristiche diverse in campo. Ma sicuramente questo è un campionato difficilissimo, l'abbiamo visto l'anno scorso che fino alla fine è tutto in bilico. Io credo che sarà una partita dura nella quale la squadra darà sicuramente una risposta di temperamento, mettendo in campo la rabbia giusta per fare una prestazione positiva. Poi il campo denotano sempre una certa incertezza rispetto al risultato, però io ho sensazioni positive. Andrea, prima di chiudere possiamo chiederti intanto com'è nata questa idea di occupare il ruolo da team manager. È una maglia pesante quella che indossi e che ha avuto anche Vincenzo Zucchini, che tu hai conosciuto, quindi forse sei proprio l'elemento ideale per non far rimpiangere Vincenzo anche fuori dal campo. Questa idea come è nata? Tu che ti senti ormai un pescarese acquisito, perché hai casa qui, hai un'altra attività balneare proprio qui a Silvi, quindi sì, Sei entrato nel territorio sotto tanti aspetti. Sì, ma è nata un pochettino per caso, perché comunque sia la mia volontà era quella di poter tornare prima da calciatore a Pescara, e poi sicuramente magari c'era il sogno di poter entrare in società. Io pensavo magari come allenatore. Ecco, molti pensano di fare l'allenatore, non so, il direttore sportivo, il procuratore. Tu no, ma anche io pensavo di entrare come allenatore, magari. In effetti c'è l'esempio di Francesco che è iniziato come team manager, poi è passato direttore sportivo, non ricordo bene, credo da team manager ad allenatore, ecco, ha fatto questo. Ma io credo che, insomma, per me era importante prendere questo treno che passava, perché comunque mi sono sempre ripromesso di decidere io se e quando smettere. Non volevo mai che gli altri, perché per un motivo o per l'altro, perché pensano che sei bollito, ti facessero smettere. Ecco, questa è stata un po' la decisione che è maturata quando magari... E non è mai facile, no? No, quando magari ti rendi conto che non sei più indispensabile o tra gli indispensabili di una squadra, e per uno come me un po' incomincia a soffrire di questo ruolo un pochettino ai margini. E da lì tutto in fretta, insomma. Sì, è stato sicuramente l'offerta di Daniele Sebastiani, che appunto mi ha detto: ma perché non... E io, diciamo, inizialmente mi sono preso qualche giorno, poi dopo due ore l'ho chiamato e gli ho detto di sì, perché comunque mi sentivo pronto di fare questo, ma Non penso di fermarmi qua, insomma, cercherò di imparare, cercherò di vedere un po' i giocatori. Poi tutto può succedere, basta che ti... E poi magari mi piacerà questo... Esatto, mi tengo le porte aperte per qualsiasi cosa,
però è chiaro che è una maglia, come hai detto te, pesante, perché quello che ha fatto Vincenzo e quello che è stato Vincenzo credo che non lo potrò essere di certo io cercherò di essere me stesso con il cappellino e insomma molto così, senza essere stereotipato, certo. Ecco, credo di farlo a modo mio e spero di farlo bene nel migliore dei modi. Francesco, che auguri vogliamo fare a Andrea Gessa? Di essere bravo da team manager come lo è stato da giocatore, da uomo. Io chiedi questa... tanto, vabbè, auguri a lui, non è che gli chiedo, l'augurio è quello, poi lui sa se il tempo poi dirà se ci potrà riuscire. Io non lo conoscevo questa sera, non è che ci ho parlato, in tanti mi avevano detto che era un uomo con la U maiuscola, qualche discorso fatto durante la pubblicità, quel discorso che lui ha fatto in diretta mi hanno confermato tutto quello che di buono sapevo. Concludo dicendo, rispondendo, permettimi, a Semproni che chiedeva dietro le quinte al telefono, chiedete a Francesco se Perrotta nel Pescara può giocare. Se Perrotta nel Pescara può giocare non lo so, però posso dire che Perrotta è un ottimo giocatore. Se il riferimento di Semproni alla partita di ieri secondo me avrebbe fatto una figuraccia pure Campagnaro. Quella è stata la partita di ieri, certo. È un episodio a parte. Facciamo finta che il campionato di quest'anno invece di 42 partite ne sono 41. Cuzzi, per chiudere, resti fiducioso dunque per questa stagione, rispecchiando un po' il pensiero di Andrea, che non bisogna guardare nell'immediato ma con una visuale un po' più lunga, no? Ma sicuramente non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo farci prendere dall'ansia di una prestazione, come dicevamo prima, con tutti i limiti, ma condizionata anche da un episodio ad inizio gara. Quindi dobbiamo essere fiduciosi, è stata fatta una buona campagna acquisti, il tecnico è soddisfatto della rosa a disposizione, quindi ci sono tutti gli ingredienti per un'ottima stagione. Andrea Costantini, non abbiamo più notizie ovviamente dalla redazione, no? Ci possiamo salutare. Confermiamo 4-0 finale, sì. A Cagliari, tra Cagliari e Crotone, siamo al 90esimo per Albania-Portogallo, 0-0, possiamo rassicurare Gessa perché non è entrato Memushai e le sostituzioni sono state esaurite dal CT De Biasi. Segnalo anche un 8-1 della Polonia su Gibilterra tra i tanti risultati di questa serata. Grazie. Per il resto nient'altro da segnalare. A te. Grazie. Non ci pensi quanto è bella la vita calcistica, ripensando a uno dei messaggi, sia il Pescara con Otto allenatore è arrivata ad una traversa dalla, sì, Serie A, eppure, arrivederci. Eppure c'è qualcuno... Eppure, io dico eppure, puntini, sospensione, punte scolari. Grazie ad Andrea Gessa, in bocca al lupo ovviamente sia alla tua nuova professione, ma soprattutto alla squadra, che deve essere incoraggiata dalla sua tifoseria. Grazie all'assessore Giacomo Cuzzi, complimenti per il lavoro svolto in estate. Buon campionato a tutti. Grazie a Francesco, ci rivedremo lunedì prossimo. L'appuntamento è per venerdì sera con diretta stadio con i nostri giornalisti e i nostri tecnici per l'anticipo di Pescara Perugia. Grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.